Dobbiamo fare questa mulattina qui, guardate che quadro, la Ciroc. Madonna, figa. Ragazzi, la Ciroc, la Jeep Ciroc non ce l'ha fatta e io la devo fare con questo bel divaro. Inizia da qua la nostra avventura. Vi faccio vedere anche l'Opel Vivaro, nuovi posti che abbiamo noleggiato. 1600 biturbo. Ok, siamo pronti. È proprio qui che inizia il nostro viaggio. Adesso vi presento l'equipaggio. Lilian sarà sempre più in ritardo di te. Lei è Delia e per chi mi segue non ha bisogno di presentazioni. Per questo viaggio sarà la detta alle riprese durante la guida. Mi chiamo Maria e non volevo venire. Oh, non è Maria! Si chiama Serena! Si chiama Serena ed è in regola! Ciao, sono Paolo e come attesta il mio braccio sono un sollevatore di ipotesi. Bella! L'altro membro della crew, conosciuto meglio come Mr. Atomic Bomb. Il nome viene da una canzone dei Killer. Questo è il mio tallone da killer. Ah, il tuo tallone da killer, vai. Ecco. Consorte. Sono Maria Chiara Quattrocchi, il mio piatto preferito è la lasagna. Partendo. Traffico palermitano. Adesso mi trasformo in un palermitano. Alias tu fighi polla. Alias tu fighi polla. In questo esatto momento il Marso che conoscete non esiste più. Mi sono trasformato in un tascio palermitano. Prima tappa Castellammare del Golfo. Going to the castle. La distanza è sicurezza. Adesso fermo. Ragazzi, siamo a Castellammare del Golfo, abbiamo visitato il castello sul mare, abbiamo preso dei panini e ci dirigiamo verso la riserva dello zingaro. Che gepol! Ragazzi, allacciate le cinture di sicurezza, si parte! Non capisco dove devo andare, ragazzi. Tagliare sto fighe polla! Ragazzi, sono a manetta. Sono di prima. Cosa spinge? Beh, guarda, la strada è tua, Marso. Ok. Milla come cai! Vivaro! E parte il rally dalla verso la riserva dello zingaro. E oltre. Terza marcia, 50 km orari. C'è una curva, non ci sono problemi, vi spiego come farla. Posso provare un applauso al miglior autista che potevamo avere. Number one. Qua ci sono. Ehi, fede bolla. Oddio, una si è girata. Oddio, che vergogna. E così il nostro viaggio prosegue. Da un fighi pulla e strada in salita ci accingiamo a raggiungere la riserva naturale dello zingaro. Che bolla! Che bello! Maria, che bello! Ragazzi, questa strada mi ricorda un sacco quando con l'Hornet siamo rimasti a piedi. Ma sto fighi pulla! Maria, che bello! Ragazzi, guardate dove siamo finiti col vivaro. Dai, fatemi un video. Bacino. Una cosa forte, eh. Come vuoi? Ma io sto facendo un video, così, è già in via. Sì, sto riprendendo tutta la vostra indecisione. Che vola! Che vola! No, c'è tanta gente. Che bolla! Ma che cretino, ti ho ripreso! Bello.
ho dei dubbi su quella salitina, devo essere sincero. Oddio, non è che questo posto porta sfiga. Adesso la missione è salire il vivaro da questa salitina. Marzo, sei pronto per questa adesso, manovra? Adesso dobbiamo fare questa mulattina qui, guardate il quadro della Cirocco, vedi? La sta facendo con un po' di difficoltà. Guardala. Sì, sì, guarda, non ce la fa. Madonna. Ragazzi, la Cirocco, la Jeep Cirocco non ce l'ha fatta e io la devo fare con questo quel vivaro. Guarda, sta prendendo la rincorsa. Guarda come l'ha dovuta fare. Allora, schiaccio questo tastino qui, che se non sbaglio è il tastino della modalità off-road, quindi disattiva il traction control, quindi permette quantomeno la sbandata. Guarda che non ce la sta facendo, guarda. Ragazzi, è il momento della verità. Molto paura. Non so che cosa ho ripreso perché sballottolavo tutta. Pozza di pollo, però bravo. Come è stato visto da fuori? Bello. Applauso all'autista. E al cucciolo di vivaro. E dopo questa piccola avventura il nostro viaggio continua in direzione Trapani, alla ricerca dell'appartamento che abbiamo affittato per questi giorni. Quanto manca? 4 minuti, 1,5 km. E qua dovrebbe partire Formina. Siamo arrivati al B&B a Trapani, ci siamo lavati e adesso prepariamo la cena. Ermene e Gilda, stai preparando le lasagne? Finché bolla! E già qua c'è il primo cadavere, neanche alle 8 di sera, ragazzi. Comunque abbiamo deciso di chiamare il vivaro Figgi Pulla. Buongiorno ragazzi, secondo giorno di viaggio ieri sera, poi alla fine non siamo usciti, abbiamo giocato a Io non ho mai. Adesso partiamo in direzione Erice. E adesso seguiamo questo classico uomo sapiens che sta andando a fare qualcosa. Ci stiamo dirigendo verso Figgi Pulla. Ed ecco dove il vivaro Figgi Pulla ha passato la sera. Oh, Figgi Pulla in tutto il suo splendore. Ok ragazzi, si parte. Leviamo il freno a mano e parte da solo. Freccia. E dove si va? Siamo nel corso principale di Trapani. Questa da fare in modo non è male. Ma neanche un figlio. Parcheggiato qui il vivaro ad Erice. Siamo nel centro storico di Erice, dei borghi più belli d'Italia. Qua siamo dietro la chiesa madre, il Duomo, costruito circa nel XII secolo, quindi uno stile molto medievale, possiamo dire. Molto carino, era da un po' di anni che volevo venire qui ad Erice. Ci siamo venuti alla fine non in moto, ma mi sono divertito molto lo stesso a guidare il vivaro. Come avete visto, Erice ha un fascino molto medievale. Si dice che fu fondata da alcuni abitanti di Troia che si rifugiarono qui dopo che la città venne distrutta. Nacque così il popolo degli Elimi, di cui Erice insieme a Segesta divenne la città più importante. La città poi passò sotto l'influenza dei Cartaginesi fino a che poi non venne distrutta durante la prima guerra punica, nella guerra tra i Romani e i Cartaginesi. I Romani poi la conquistarono nel 248 a.C. e ne riportarono all'antico splendore il Tempio. La città poi fu bizantina, araba, normanna e proprio durante la dominazione normanna venne
riedificato il castello. Durante tutto il Medioevo vennero edificate le numerose chiese che ci sono e tutte le strutture che caratterizzano ancora oggi il paese. Un'altra peculiarità tipica del posto sono questi fantastici dolcetti. Qui sullo sfondo c'è il laboratorio dove producono questi dolci. Top! C'è dentro questa crema. Siamo tornati al vivaro. No ragazzi, qua non ci passiamo noi. Scusate, ma io con questo come devo, posso scendere di qua? Abbiamo percorso la strada più larga contro mano. Ci torna a casa non ci pensare. Siamo morti. Dopo aver esplorato Erice scendiamo a Trapani per mangiare, per poi andare alle saline di Marsala. Siamo alle saline di Marsala, nell'acqua. Come vedete già stiamo camminando da un bel po' di metri. Quindi veramente bello e caratteristico. Consiglio a tutti di venire qua. Più avanti c'è la più turistica, dove la gente viene a farci gli aperitivi e ci sono anche le guide a pagamento. Però i tour si possono fare soltanto su prenotazione, perché a quanto pare è sempre pieno. Potete capire quanto è calda l'acqua. Sarà tipo più di 30 gradi. Veramente sembra riscaldata. E poi guarda, spero sia sale e non sia un'altra... Non so che cos'è questa schiuma, secondo voi? Il sale che fermenta? Queste già sono le saline. Quella è l'isola di Morsia. Si può arrivare a piedi, ragazzi, per intenderci. Dopo la super escursione alle saline di Marsala stiamo andando a mangiare in un'osteria. Non diremo il nome perché non ci pagano. Così dicono sempre i youtuber. Giusto. E lo dico anch'io. Siamo sempre la solita gang. Sempre più affiatati, sempre più felici, sempre più pronti a vivere. Hasta mañana. Adesso una musica tutta... Eccoci di nuovo ragazzi, stamattina siamo andati a mare più o meno tutti e adesso andremo a esplorare Segesta. Ah, non sono andato a Selinunte. Si narra che a Segesta si non narrate Segesta. Ragazzi, siamo arrivati al tempio di Segesta, adesso stiamo vedendo il teatro antico. Abbiamo meno di 15 minuti per visitare il teatro perché a luglio, pensate, chiude alle 7, quindi molta disorganizzazione. La Sicilia, che è una regione che dovrebbe vivere principalmente di turismo, perde ecco in queste piccole cose in questo caso. Comunque, vediamo com'è questo teatro. Ecco qui il teatro, come vedete è a forma di semicerchio, quindi ispirazione del teatro tipico greco, però è stato costruito nel secondo secolo a.C. quando ormai il territorio era stabilmente, faceva parte dell'impero romano. Può ospitare fino a 4.000 persone. Ed eccoci arrivati qui al tempio di Segesta. La salita è abbastanza importante per arrivare fino a qui, soprattutto con un po' di caldo. Per fortuna abbiamo fatto il tramonto. E anche questa visita qua a Segesta è terminata. Abbiamo il nostro Figgipulla che ci sta aspettando per ripartire. Adesso stasera andremo a cenare in una pizzeria nel centro storico. Nel frattempo guardate che colori. Siamo arrivati al terzo giorno e il viaggio è praticamente giunto al termine. Ceniamo a Trapani e la mattina dopo andiamo in spiaggia a Balestrate. È stata una bella vacanza. Sempre più convinto che la bellezza e la serenità stia nelle piccole cose. E anche viaggiare in Italia, e in particolar modo in Sicilia, lo reputo una fortuna. Grazie ai miei amici e grazie a voi che avete visto il video fino a qui. Presto arriveranno nuovi video, ma se volete supportare questo e il canale, lasciate un mi piace e se non siete iscritti, iscrivetevi. In descrizione trovate anche il mio profilo Instagram dove vi aggiorno in tempo reale. It's been a ride, but no one